Bene, io ringrazio gli ospiti di questa sera, Marta, Marco, Maurizio e Sergio. Provo ad andare verso le conclusioni, si è fatto anche tardi, quindi cercherò di essere il più breve possibile. Come abbiamo visto, la questione della ricomposizione sociale, della ricomposizione politica, suscita sempre grandi passioni. Noi ci auguriamo che poi queste passioni vadano anche in piazza, perché poi è là il terreno vero dove questa ricomposizione si mette in atto. Un tema importante che è stato toccato è l'urgenza non solamente della ricomposizione, ma anche di un'alternativa, dell'alternativa a un sistema produttivo, di un'alternativa politica. Però anche questo è problematico, perché la discussione a volte non tiene conto di alcuni elementi, che l'alternativa si gioca comunque su un piano di complessità. Vediamo ad esempio quello che è accaduto in Grecia. La vittoria di Syriza è stata un po', come dire, la croce e delizia della sinistra italiana, che però magari non ha tenuto presente un elemento: che non ci sarebbe stata nessuna vittoria in una competizione elettorale senza migliaia di persone nelle piazze greche ogni giorno negli ultimi 5 anni. Senza scioperi generali, per cui l'alternativa si gioca su un piano di complessità, e questo dobbiamo accettarlo tutti. Lo diceva Maurizio, lo dicevano anche altri: non ci bastiamo. Però nel non bastarci dobbiamo appunto cercare quelle che sono le strade per poter stare insieme, senza per forza dover cercare e trovare, creare adesioni formali, ma appunto cercando di ricomporci nelle piazze e in processi di mobilitazione. Un'altra cosa, dobbiamo interrogarci su qual è il nostro ruolo, il ruolo comunque delle organizzazioni di movimento, delle organizzazioni sindacali e di tutti quelli che hanno come ambizione questa alternativa, no? Il superamento dell'esistente. Bene, il nostro ruolo non può essere nient'altro che creare le condizioni perché questa movimentazione sociale realmente ci sia. Non possiamo costruirla in vitro, non possiamo costruirla né con le coalizioni sociali, né con i centri sociali, e né quanto, come dire, questa voglia di cambiare l'esistente non trovi effettivamente una rispondenza nelle piazze e nelle mobilitazioni. E credo che comunque la sfida che ci si pone è sostanzialmente questa, perché crediamo che partendo dai territori fino ad arrivare all'Europa, prima è stata lanciata un'importante mobilitazione il 1 maggio, è stata già lanciata dalla coalizione Blockupy il 1 maggio, tutti sotto il Parlamento tedesco. Può essere comunque quello un modo attraverso il quale si provi a lavorare insieme, perché comunque in questo momento non possiamo avere scorciatoie. O c'è il comune, o c'è l'alternativa, o c'è la barbarie. Grazie a tutti e a tutte. Sì, la cosa che diceva Sergio prima è martedì 7 luglio alle ore 10:30, quindi approfittiamo di questo palco per dire che vi aspettiamo tutti e tutte. Faccio, appunto, salutando i nostri ospiti, faccio una comunicazione di servizio per chiunque fosse interessato. C'è allo Spazio Cinema c'è la presentazione di un documentario di Francesco Rossi, che è uno dei registi di un documentario che si chiama Il Fattore Umano, ed è un documentario sul fotografo Tano D'Amico e le lotte sociali dal 68 ad oggi. Credo che valga la pena comunque vederselo. Grazie.